Ciao a tutti, oggi ho il piacere di intervistare Simone Fumagalli Romario, consulente finanziario indipendente iscritto all'albo dal 19 settembre 2019. Ciao Giulia, grazie per questa interessante opportunità. Grazie a te per essere qui oggi. Come mai hai deciso, dopo una carriera all'interno del mondo bancario e dei family office, di aprire un tuo studio professionale? Nel mondo bancario mi sono sentito limitato nella mia voglia di crescere e di potermi dedicare con passione all'analisi finanziaria e agli investimenti. Intraprendere la professione di analista finanziario freelance, family office e consulente finanziario autonomo mi ha permesso di accrescere in maniera discrezionale un patrimonio di competenze poliedriche, finanziarie, legali e fiscali. Cosa deve sapere secondo te un risparmiatore prima di affidarsi a un consulente finanziario indipendente? Quali sono gli step per diventare clienti? L'investitore deve verificare, anche sulla base del curriculum vitae, che il consulente finanziario autonomo conosca bene e sia effettivamente in grado di valutare gli strumenti finanziari, in primis società quotate, obbligazioni e derivati, che rappresentano i principali componenti dei fondi di investimento. Per diventare cliente è preferibile fissare un appuntamento sul sito darwoods.com. Per tutta la durata dell'emergenza Covid sono esclusi incontri in presenza, che avvengono invece tramite videochiamata. La prima, che è conoscitiva, non comporta costi per il potenziale cliente e non implica alcun impegno reciproco. Se l'interesse per una consulenza personalizzata, tra i passi fondamentali c'è la raccolta delle informazioni sugli elementi relativi al portafoglio del potenziale cliente e la compilazione del questionario MiFID. Questo in modo da determinare se l'operazione che andrai poi a raccomandare corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, è tale per cui è in grado di sopportare i rischi, è tale per cui possiede le necessarie esperienze e conoscenze. Successivamente comunico un preventivo. Se c'è interesse a procedere, seguono gli adempimenti antiriciclaggio, le comunicazioni di legge e la stipula del contratto. È molto importante, come hai detto tu, verificare l'iscrizione, ma anche il curriculum con consulente indipendente deve avere giustamente delle competenze di alto livello per poter dare una consulenza adeguata al cliente. Secondo te, quindi, quanto è utile rivolgersi a un consulente finanziario indipendente o autonomo? I risparmiatori hanno bisogno dei consulenti finanziari autonomi perché troppo spesso sostengono inconsapevolmente rischi non adeguati al loro profilo di rischio. Vi do un'evidenza. Dopo la crisi finanziaria globale 2008-2009, la ricchezza mondiale è cresciuta ad un tasso annuo composto del 5,8%. Nello stesso periodo, il rendimento atteso sulle principali azioni quotate in America è stato mediamente del 7,9% annuo. Facendo una semplice proporzione, questo significa che durante gli ultimi 12 anni il rischio sostenuto dagli investitori è stato pari a quello di un investimento di poco più del 70% in azioni americane. Un rischio sostenuto, io dico inconsapevolmente, perché è chiaro che un portafoglio esposto al 70% all'azionario è indubbiamente tipico di un alto profilo di rischio, che non è pensabile sia il profilo comune alla maggior parte degli investitori. Hai un sito dove pubblichi analisi e opinioni sui mercati finanziari e altri temi. Quanto è importante secondo te poter condividere la propria esperienza o la propria visione completamente priva di conflitti di interesse tipici del mondo finanziario tradizionale? Le analisi e le opinioni che pubblico rientrano tra la consulenza non personalizzata. L'indipendenza di giudizio è un valore imprescindibile. Soprattutto se si considera che basterebbe poco per pilotare un'analisi come talvolta viene rinfacciato agli autori di ricerche sell-side. In realtà un'analisi finanziaria indipendente e prodotta da chi ne ha le competenze può essere di grandissimo valore aggiunto per gli investitori, soprattutto quelli che amano decidere i propri investimenti in autonomia. Quali sono i tuoi progetti per il futuro e come pensi che si evolverà la consulenza finanziaria indipendente in Italia? Mi piacerebbe creare un team multidisciplinare per meglio strutturare l'attività di financial planning e vedo anche opportunità nel nuovo praticantato per aspiranti consulenti finanziari autonomi. Quanto allo sviluppo futuro della consulenza finanziaria, vedo attendere un importante intreccio nel mondo dei crypto assets ed in particolare con la decentralized finance, la cosiddetta DeFi. Grazie mille per aver condiviso la tua esperienza e la tua storia a Consulting Now. Grazie Giulia, grazie a tutti voi e complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie, ci vediamo ai prossimi video. A presto. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere nessun prossimo contenuto. Vi ricordo che siamo anche su Instagram e potete seguirci su tutte le piattaforme social. Alla prossima!